Le parole dell'ormai l'ex presidente sono parole inaccettabili. Questa mattina abbiamo avuto un tranquillo confronto telefonico con la dottoressa Angiolini, dove abbiamo convenuto che era la cosa migliore assolutamente le dimissioni, perché non si poteva permettere appunto di rilasciare dichiarazioni di questo tipo. Dopo la bufera, Rossella Angiolini si dimette da presidente della Commissione Pari Opportunità della provincia di Arezzo. Tutto, infatti, era partito dalla pubblicazione di un post sul proprio profilo Facebook. Rossella Angiolini, avvocato, esponente del centrodestra ed ex candidata sindaco ad Arezzo, nel commentare il caso Saman, la diciottenne pakistana sparita da oltre un mese, ha apostrofato in maniera inaccettabile le femministe di sinistra. Un post che ovviamente ha acceso indignazione e la conseguente richiesta da parte di molti di dimissioni. La questione per me è chiusa con grande dispiacere perché la dottoressa Angiolini era comunque una persona che ho scelto, quindi ho stimato per far rinascere la Commissione Pari Opportunità in provincia, che purtroppo da molti anni prima del mio arrivo era stata chiusa e quindi i miei predecessori non avevano mai posto attenzione sull'importanza invece di continuare a parlare, a confrontarsi, a fare cultura rispetto all'importanza della parità di genere. Quindi mi dispiace soprattutto che legata ad una vicenda così dolorosa di una giovane donna si sia parlato ben poco di questo caso. Quindi credo che il tema sia così grave, così importante, che l'attenzione sarebbe bene comunque concentrarla su quanto avvenuto, oltre naturalmente nel combattere un linguaggio che assolutamente non è accettabile, non è condivisibile e non può essere espresso in nessuna sede, neanche sui social, dove spesso le persone si lasciano andare in maniera troppo facile. Ad intervenire sulla vicenda adesso anche la presidente dell'associazione Pronto Donna. Associare parole come femminicidio, femminismo, che è un movimento culturale apartitico, grazie al quale oggi noi donne possiamo usufruire di numerosi diritti, come per esempio il diritto al divorzio. E un'offesa, la più classica, verso le donne, direi che è un fatto intollerabile e inaccettabile. A chiedere le dimissioni di Rossella Angiolini erano state anche la Conferenza Donne Democratiche della Toscana, la consigliera provinciale del PD Eleonora Ducci, che fa parte anche della Commissione Pari Opportunità, ed il segretario provinciale Ruscelli, una vicenda che adesso approda anche in Parlamento grazie all'impegno del deputato democratico Walter Verini, che presenterà un'interrogazione parlamentare in merito. Questo linguaggio non è compatibile con la Costituzione italiana, con la convivenza civile, è barbarie questo linguaggio ed è fonte di odio. E non a caso questo post è stato seguito da altri scurrili vergognosi nei confronti di tante donne, nei confronti di Laura Boldrini, che abbracciamo e a cui va la nostra solidarietà. Questa signora insegna, io presenterò un'interrogazione parlamentare al ministro della pubblica istruzione per capire se è compatibile che una persona che usa questo linguaggio possa svolgere funzioni educative.